Da più di 700 anni gli istituti di credito coniugano l'impegno per lo sviluppo economico della propria comunità con quello per la crescita culturale. In passato il sostegno alla cultura aveva soprattutto carattere finanziario, ma nel tempo è cambiato il modus operandi e da mecenati i banchieri sono divenuti veri e propri operatori culturali. Così il presidente dell'associazione bancaria Antonio Patuelli ha esordito in occasione della presentazione del libro La cultura delle banche oggi, viaggio attraverso un anno di iniziative, edito dalla casa editrice Il Mulino. Una selezione scrupolosa delle iniziative artistico-culturali e dei progetti culturali delle banche, raccontata dallo storico dell'arte Costantino D'Orazio. Presentato nella splendida location della Biblioteca Stefano Silienti e presto disponibile in libreria, il volume offre un insolito viaggio narrativo che si snoda tra le arti performative come cinema, teatro, musica e danza, per approdare alle grandi manifestazioni promosse dall'ABI e dalle banche. Filo conduttore la necessità dell'intero mondo bancario di sostenere e valorizzare il localismo. Cosa che le banche non esitano a fare se si pensa che ancora oggi sono circa 7.000 gli eventi e i progetti che ogni anno si stima vengono da loro organizzati su tutto il territorio nazionale. L'impegno per la cultura, ha precisato Patuelli, è divenuto nel tempo un elemento costitutivo delle banche, qualcosa di letteralmente irrinunciabile che accomuna tutti gli istituti di credito, senza eccezioni. E le banche, dal canto loro, si sentono sempre più responsabili del contesto sociale in cui vivono, collaborando attivamente con le istituzioni pubbliche e private, sollecitando ricerche sulla storia locale, promuovendo artisti del territorio e facendo uso dei propri strumenti finanziari per sostenere restauri e migliorare le aree in cui operano. Tra le iniziative raccontate nel libro, al primo posto cinema, teatro, musica e danza, che rappresentano il 27% delle manifestazioni. Ma non mancano progetti educativi e formativi, 23%, oggi più che mai utili a un miglioramento delle conoscenze della clientela, come pure la sponsorizzazione e l'organizzazione di mostre, 19%, lo sport, 10%, e l'editoria d'arte, 8%.